Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi torniamo su Platino Extreme. Dallo scorso video non è successo assolutamente nulla, posso ancora affrontare le sfide più difficili? Cosa? Momento. Posso ancora affrontare le sfide più difficili prima di dover potenziare la squadra. Ad ogni modo devo prendere la MN Forza che, se non sbaglio, si prende sull'isola Ferrosa, sì, esatto. La nave, un'immancabile presenza in ogni GDR Pokémon. In tutti i GDR Pokémon c'è una nave. Quel signore lì è rimasto bloccato con una gamba in avanti, stava provando a danzare ma è rimasto fermo lì. Purtroppo a volte la vita riserva sorprese che non ci aspettiamo. Ad ogni modo, vorrei solamente prendere forze e andarmene. Non si prende qui. Ah, qui c'è il tizio che mi dà Lucario e non ho lo spazio per l'uovo. E tu? Ok, tu sei Link, io sono Marisio. Sono un allenatore, sì, è un po' strano che mi alleni qui, ma insomma. Però è sempre bello incontrare altri allenatori, ecco un regalo per te. Marisio, ma tu vuoi essere mio nuovo amico? Quella macchina nascosta... Oh, certo che è uscita malissimo ora che ci penso. Dobbiamo andare in cima, c'è Cyrus qui ora? Perché non l'abbiamo ancora sfidato nel suo... Ah no, ci sono Lucinda e il professor Rowan. Ma stanno guardando la televisione, non disturbare! Eccomi nonnino, ho portato Link con me. Allora io aspetto più in là. Ok, capisco. Beh, insomma. Farlo parlare almeno, no? Bene, ci siamo tutti. Nel caso qualcuno l'avesse dimenticato, io studio l'evoluzione dei Pokémon. Quindi mi stai dicendo che, dato che tu sei più anziano, c'è la possibilità che il professor Helm sia stato un tuo studente? Perché le avventure Pokémon non si svolgono nello stesso periodo, mai nella vita. Anzi, gli anni che passano nella vita vera passano anche in Pokémon. Quindi è interessante. Cosa li rende diversi gli uni dagli altri? Sono quelli immaturi a diventare esseri più maturi? No, salgono di livello. E cosa dobbiamo pensare dei Pokémon leggendari che non si evolvono? Che hanno già raggiunto lo stadio massimo? A questo punto entrate in gioco voi. Però non ci sono solo i leggendari che non evolvono, anche Pachirisu non evolve. Poi i leggendari possono mega evolvere, vabbè, è un discorso ampio comunque sia. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio. Se riuscissimo ad avere informazioni su di loro, potremmo scoprire come si evolvono i Pokémon. Vorrei che mi aiutaste a trovare questi Pokémon considerati miraggi. Ma come? Io non ho ricevuto il Pokédex. Perfetto, ora dovrei guardare in là ora quando guardo lo schermo di gioco. Ok, lui non ha ancora ricevuto il Pokédex. Vedere i Pokémon con i propri occhi è molto importante per diventare allenatori. Anche Lucinda vuole fare la sua parte. Link, vieni anche tu, vero? Beh, comunque sì, devo venire per forza, sennò non si va avanti. Lucinda, tu vai al Lago Verità. Va bene! La voce... Io, allora, Johnny va al lago Arguzia. Cosa? Ma allora ci devo andare io, dai. Oh, è vero, succede qualcosa di brutto ora. Perfetto. Quindi resta Link che andrà al lago Valore. Se non ricordo male è tra Rupepoli e Pratopoli. Doom! Che tra l'altro Doom esce quest'inverno. Esce Doom 64 per Switch. Cos'è successo? No, un attimo, la TV! Guardiamo il notiziario, perché il dizionario? Con la musica tranquilla, questi qua, fuochi d'artificio, esplosioni e quant'altro. Ciò che vi abbiamo appena mostrato è stato ripreso in diretta. Le riprese sono state effettuate da una cameraman che si trovava nei paraggi. Impressionante! Chissà che conseguenze avrà sul lago questa esplosione. Perché leggo popolazione? Ma perché il lago Valore? Usciamo, sono preoccupato per la città. Ragazzi, fate attenzione quando scendete le scale. Bisogna sempre fare attenzione, non è che perché mo c'è stata l'esplosione. Link, sei tu che devi andare là, stai attento. Cavolo! Grazie per l'avvertimento, nonnino, eh. Meno male che abbiamo dovuto parlare prima, se no andavo là con l'esplosione e ci rimanevo fregato. Ma pare che adesso vada tutto bene. Ha fatto solo un gran fracasso e basta. Che sia la bomba galattica. Perfetto, eccoci al lago Valore. Vediamo un po'. Ah, c'è il Team Galassia. Scendiamo dalla bici e affrontiamoli. Prossima fermata al lago Verità. Il segno di civiltà più vicino è quella sottospecie di città chiamata Due Foglie. Potremo proseguire incontrastati. Ah, quindi non vuoi sfidarmi? Ok.
Allora lo dico alla mamma, che sei cattivo. Assurdo. È proprio il gioco che va a scatti. C'è tantissima roba da... Ma dai! Talmente tanta la roba da... da processare. Chi è il capo qua? Con chi devo parlare? E Dusclops comunque sia lo prenderò dopo la palestra di Nevepoli. Un ragazzo nei commenti mi ha detto chiamalo Giovannone. Eh no, Giovannone di Sedonia e Chiara, che faccio, copio? Al limite lo posso chiamare Sedonia. Proprio scritto Sedonia. Perché un conto è prendere spunto e mettere i crediti. Un altro conto è appunto copiare proprio pari pari. Allora, penso che affronterò anche gli altri, ma questo non mi sa che vuole affrontarmi. Ok, ha parlato della sedia a Rupepoli. Affronto tutti, così almeno alleno bene la squadra. E allora se n'è andato anche lui, quindi ora entriamo dentro la caverna. La caverna. Entriamo nella caverna ora e il gioco infatti qui scorre normalmente, perché non deve processare un macello di roba. Tu chi sei? La missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Tutto per tutti e per il bene del Team Galassia. Conosco quegli occhi. Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia Evopoli? Giovia dovrebbe vergognarsi di essere stata abbattuta da te, Poppante. Ma chiunque si opponga al Team Galassia deve essere annientato. Non verrà tollerata neanche la minima opposizione. Questa musichetta ti mette proprio potenza. Fuoco carica! Grazie! Sono sopravvissuto. Mi sta venendo un'idea. Mi sta venendo una piccola idea. Se ora non facesse fuoco carica, ma facesse provocazione, turbo fuoco che fa... Andata, è andata. Progetti polotta. Dannazione, retromarcia devo fare. Dannazionissima. Peccato. O il tipo acciaio. Però insomma, brutto colpo. E nonostante avessi danza spada, vabbè, sarà, è parte che ha un meno 2. Quindi è andata bene i danni che ha fatto. Dato che gli piace appunto usare le mosse fuoco, rispondiamo con l'acqua. Perché combattere il fuoco con il fuoco è un modo di dire. Ma se avessi mandato Inferni e avessi fatto fuoco contro fuoco, ci avrei messo un'altra mezz'ora. Aluxio e un camion. Ma cosa? Le mie controparti ha per caso? Ehi! Non mi piace dove sta andando a parà sta storia, eh? Cristiano comandante. Un comandante cristiano? Allora, contro di te. Ma andrei di lacerazione per provare il brutto colpo se lo prendiamo. Eppure. Ma era un po' troppo, no? Vediamo che combina per colpirmi. Sgranocchio. Oh. Ok, non ha fatto nulla. Danzella. Facciamo una danzella della spadella. No, spadina, perché spadella è spadellare con le padelle. Una danzella della spadina e poi forbice X. Potrei tentare il brutto colpo con notte sferza, sì? Ma no. Perfetto, anche Luxio è andato e l'ultimo è... Smirno fa 47! Hitmonlee! A prendere a calci nel sedere Hitmonlee. Con le sue stesse gambe, tra l'altro, eh? Perché le gambe di Hitmonlee si allungano. Fa male malissimo! Male malissimissimo! Però la difesa cala e Scintilla farà più male! Dai! Wow, brutto colpo! Hai influito? Beh, forse. No. Neanche come comandante sono riuscito a guadagnare tempo. Ma va bene così. Non riuscirei mai ad arrestare il corso del tempo. Non se catturo Dialga. Il Team Galassia catturerà i 3 Pokémon leggendari dei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo.
Ormai Martes dovrebbe già aver catturato il Pokémon del Lago Verità. Quindi devo andare al Lago Verità ora? A quanto pare sì. A questo punto andiamo anche al Lago Verità e vediamo che cosa sta succedendo. Ah, eccoli! Ah, Link, che tempismo! Questi pacci e il Team Galassia sono alla ricerca del Pokémon leggendario. Deve aiutare Lucinda. Ah, aia, cosa vuoi, brutto vecchio? Oh, rispetto per i vecchi. Anziani, però. E andati anche questi altri due e abbiamo vinto. Oh, ma sono davvero fortissimi. Nonostante, appunto, ripeto, il livello basso. Che brutti ricordi. Parlo dell'impianto. Ho avuto parecchi guai per quel piccolo incidente. Perché fai quella faccia? Ti ricordi di me, vero? E vabbè, ti dirò di nuovo chi sono. Io sono Martes, un comandante del Team Galassia. Allora che c'è? Siete qui per salvare qualcuno? Non avete alcuna possibilità, neanche minima. Vi batteremo, ma come? Un'altra, pure? In doppio, con Lucinda, ma dai! Da solo? Ma perché? Mi tocca rivitalizzare i Pokémon allora. Maledetta! Vabbè, finché fa contatore, tanto mo deve ciondolare un turno, quindi lo guadagno. E ricarico. Ricarico Smirnoff proprio, tanto non ho problemi con gli altri, credo. Spero. I bradipi sono lenti, sia a capire sia a muoversi, quindi. Non penso si accorga che io faccia. Ok, continua a fare contatore, va benissimo. Allora intanto ricarico ancora una volta il Pokémon Record Simian al massimo o quasi della vita. Ah no, invece proprio al massimo invece. E ora Danzella della Spada. Ne faccio due. A sto punto ne farei anche tre, eh. Perfetto. Ed ora Forbice X. Ti-ting. Passo un aereo, si sente, vero? Ok, è passato. Manderà Shinx come ultimo Pokémon, che non è un granché. Facciamolo secco con Forbice X, va. Con tre danza spada dovrei essere proprio. Dovrei essere invincibile in attacco, beh. Ancora, sì, ancora. O ancora. Dipende, l'accento non c'era. Ho perso di nuovo. Prima l'impianto, ora il Lago Verità. E tutto per colpa tua. Ciò non dovrebbe succedere al comandante del Team Galassia. Calmati, Martes. Io ho fatto la mia parte in tutto ciò. La mia missione era quella di portare i Pokémon del lago alla nostra sede. Esatto. Ho compiuto la missione senza alcun problema. Compagni, andiamo! Il boss sta aspettando dalla sede. I Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alla prova di Saturno al Lago Valore è apparsa una grotta. Era la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Probabilmente Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Ci è andata proprio bene. È stato facilissimo prenderlo. Così abbiamo catturato Mesprit. Essere delle emozioni. Azelf, essere della volontà. Uxie, essere della conoscenza. E ora che li abbiamo tutti, potrei vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Ok. Quindi un altro Pokémon leggendario è stato portato via dal Team Galassia. Avete entrambi affrontato dei veri e propri criminali. Il fatto che ne siete usciti senza conseguenze è una buona ragione per festeggiare. Ma cosa succede alla Lago Arguzia? Johnny non sarà in pericolo? Mi tocca andare a vedere al Lago Arguzia, nonnino? Sì, devo andare al Lago Arguzia. Ma non in questo episodio, no no no. Quindi, partendo da Evopoli... O da Memoride, quale dei due? Non ricordo. Provo da Memoride, mi sembra che fosse la strada più veloce. Perché devo fare il giro nelle rocce e poi uscire invece dai Evopoli. Devo andare là, poi devo andare su, poi devo girare, poi devo fare tutto quanto il giro intorno e poi posso uscire. Quindi mi sembra che da Memoride fosse la strada più veloce. Per il prossimo video farò finalmente un po' di allenamento, visto che mi hanno sdrumato, nonostante il livello fosse praticamente uguale. Allenerò davvero i Pokémon. E dopo la palestra di Nevepoli metterò in squadra e in grafica anche Dusclops, che chiamerò appunto Sidonia.
come la pagina Twitch e non Saidonia. In ogni modo, Cug, nel prossimo video Lago Verità, palestra di Nevepoli. E insomma, ci avviciniamo sempre di più alla fine del gioco. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche sulla pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.